Un bel giorno un mio amico che aveva il bar sotto casa mia, Bar Mariani, mi disse: "Aga, ma stai a cercare una che deve fare tua nonna?" Dico: "Sì." "Ma sintonizza te su Radio Lazio. C'è sta sorella De Fabrizi, si chiama Soralella. Attacca alle 11, fa un programma per le donne, tutte donne che hanno un sacco di problemi." Erano tutti problemi di donne cornute che si rivolgevano praticamente a Soralella per avere un consiglio su come comportarsi col marito. Allora il giorno dopo mi sintonizzai su Radio Lazio e veramente là ho scoperto un mondo. Le storie erano tutte uguali. "Lella mia, dimmi tesoro, ma che ti è successo? Mi riconosci? Sono andata per Prenestino." Sì, dimmi. "Ma sai che stanotte è ritornata alle 3 di notte, col letto della camicia c'aveva il rossetto. O sai che ti dico, gli devi dancarci un culo." Ma gli consigli la sorella era da pia a pizza, dagli un calcio al culo. Era una cosa tragica. Quindi praticamente era una consolatrice di anime. Allora, il giorno dopo a mezzogiorno vado al bar, dice, sapevo che veniva a prendere l'aperitivo, e vedo questa donna grossa, bella, con una bella faccia romana, da vecchia bancarellara di Campo dei Fiori, che entra e chiede il solito gradino. Allora a un certo punto vado vicino a lei e non gli do del lei, gli do del voi, perché ai romani di una volta, se tu gli dai del voi, anche se è una proletaria, la fai sentire più importante. Allora gli dissi: "Ma voi siete la sorella? Lei sta a bere sto gradino. E voi chi siete?" "Sono Carlo Verdone." Ma quello che fa attore?" Dico: "Sì, me coglioni." Ti ricordi quando ci siamo incontrati? Una mattina stavo a Pier Caffè a un bar lì a Via dei Pettinari e il barista mi dice, il padrone mi dice: "Sorella, che prendete?" E mi sento un ragazzo che mi dice: "Ma che sei, voi siete la sorella?" Dico: "Sì, io sono la sorella." "Io sono Carlo Verdone." "Sei Carlo Verdone?" Sì, tanto piacere. E te Con dissi pure: "Vi chiamerò per il prossimo film." Tu hai fatto: "Sì, me coglioni." Tu te? così Io hai gli detto. dissi, dico, ma tutti così "Me dicono, coglioni" poi, mi ha dico, risposto. poi non ti chiamano nessuno. Fu soltanto un me coglioni dietro l'altro. "E che hai pensato a me?" "Io ho pensato a voi. Ma sentireste di fare un provino?" "Ma io i provini li faccio tutti i giorni alla radio dentro casa." "Sarà lei. Voi ci avete la faccia." Dico: "Se mi sostenete le battute." Dico: "È fatta." Vabbè, allora la feci chiamare e la feci convocare per 2 o 3 giorni dopo. La notizia la diedi a Sergio Leone, che era il produttore del film. Lui mi disse: chi hai chiamato? Chi hai trovato?" Gli dissi: "Guarda, ho trovato una straordinaria." "Chi è?" "Soralella, la sorella di Fabrizio." E Leone mi fa: "Oddio mio, no, ma che cazzo hai combinato?" Dico: Perché? Ma no, ma quella c'ha 300 di colesterolo, si c'è muore durante il set, durante il film. Ma poi che fa, lo paghi te il film se hai girato già a metà? Ma chi lo paga sto film?" Dico: "Ma la mettiamo a dieta, la mettiamo a dieta." "Ma che metti a dieta, che entra e esce dal fare bene fratelli continuamente, è un casino, ma che cazzo?" Allora dico: "Mi fai una cortesia, vieni anche te a vedere il provino." Dico: "Se ti piace." Allora, Sergio Leone venne molto malvolentieri a sentire il provino di Soralella e lo fece in maniera fantastica. "Mo perché sono arrivato tardi, sta a fare tutti la tragedia. Oh, vabbè, mi sono sbagliato." "Ma perché? Voi non vi sbagliate mai?" "Ma quelli si sbagliano sempre, sempre si sbagliano, specialmente lui sbaglia sempre. Lei ha sbagliato a sposarsi a lui e io sbaglio che tutti gli anni si sapessi che vengo qua e mi rompo i coglioni." "Mannaggia, dai, nonna, su, chiedi scusa e famo pace, dai." "Ma che chiedi scusa?" "Lo sai, mi sono sbagliato casella." "Lo sai, ma tu te sbagli "Ma sempre, non è che mi figlio." sbaglio sempre. A quel punto Leone mi guarda e mi fa: "Nada bene, no?" "Sì, ma se questa c'è amore." "Ma perché deve morire?" Io facevo così. "Ma porca miseria, glielo diciamo, mettete a dieta." "Sì, vabbè, c'ho cuore." Dice: "Solo lei, le devo chiedere una cortesia. Il cestino lo prenda in bianco."
non mangi la pasta, se perda qualche chilo. Io lo dico io per il film, perché non ti preoccupare, figlio mio, ma tanto il cinema si fatica, poi all'ora di pranzo non vi è mai fame, non vi è mai fame, non vi è mai fame, non vi è mai fame. Dopo una settimana il capo macchinista disse: sarà lei, questo è vero, non è un omaggio alla Matriceina. Sarà lei, ci farebbe una matriciana per elettricisti e macchinisti? Ma come no, datemi una pentola. Gli portarono una pentola da militare, una cosa così, e non so quanti bucatini fece, e chiaramente noi attori stavamo là, dico fammene sentire due, io andavo là, dico sarà lei, però non va bene, che discorso ho fatto? Vabbè dai, che sono due bucatini. Andammo avanti 10 giorni con questi bucatini, a un certo punto non lavoravamo più il pomeriggio, non riuscivamo più a lavorare perché ci avevamo sonno. Io mi ricordo che non riuscivo a dire battute, ero offuscato. Io dissi: levategli qua la pentola per favore, riportate i cestini, perché qua. Il risultato fu che io in quel film presi 4 chili, una cosa drammatica. Leone lo venne a sapere, si arrabbiò tantissimo. Ah, ma proprio a stai proprio accompagnare il verano questo. Il film si ferma, vuoi capire? Il film andò bene, non si fermò, sono sopravvisse, siamo sopravvissuti anche noi. E quindi.